Buongiorno a tutti, siamo Giorgio e Martina, bentornati con un nuovo video della Corsica. Secondo giorno, ci siamo resi conto però che ieri non vi abbiamo fatto vedere la strada che abbiamo percorso. Quindi andiamo subito alla mappa per vedere cosa abbiamo fatto ieri e cosa faremo oggi. Ieri siamo partiti da Ajaccio, sì, ci siamo materializzati lì, magicamente, e siamo scesi fino a Plage de la Cupabia per poi rientrare fino a Filitosa, nell'entroterra. E oggi stiamo percorrendo questa strada verso sud, abbiamo appena passato questa baia e stiamo andando a Kauria, un sito preistorico, come vi avevamo anticipato ieri. Ve l'avevamo detto, questo a differenza di quello di ieri però è libero, quindi semplicemente ci stiamo adesso inoltrando, arrivando al primo punto, accompagnati dalle cicale che cantano. Sappiamo che le cicale non cantano, però visivamente è bello immaginarle con la chitarra che strimpellano per tutta l'estate. E la prima tappa è quella di Stantari, o Stantari, che non è una tappa ma è un punto di raccolta dei menhir, tutti raggruppati qui, ai quali però non possiamo avvicinarci perché il cancelletto di accesso è stato inchiodato. Ad ogni modo i dettagli si vedono anche da qui. E ora proseguiamo. Il secondo punto del circuito è l'allineamento di Renagyu. E anche se non ci sono menhir armati o con volti scolpiti, è veramente molto affascinante. Terzo punto? È di là. Dolmen di Fontanaccia. E che è un dolmen al quale però non ci si può avvicinare, quindi lo vediamo da qui. È il meglio conservato di tutta la Corsica. E ora che abbiamo visto anche questo, possiamo tornare indietro, non solo la macchina, ma fino a Sartene. Ed eccoci a Sartene, questa è la sua piazza principale e il bello di questa città è proprio il centro, con tutte le viette che girano intorno. In questa piazza si trova il palazzo che un tempo era usato dai governatori genovesi, con sullo stemma della città. E se attraversate il portone vi trovate appunto nel dedalo di stradine, che secondo noi è la parte più carina. Qui c'è anche la chiesa di Santa Maria e vogliamo raccontarvi una storia particolare qui a Sartene. Ogni venerdì santo cosa succede? Succede che c'è una processione in cui un uomo, che non si sa chi è perché è completamente incappucciato, fa la Via Crucis portando questa gigantesca croce sulle spalle e incatenato con queste catene. E questa processione si chiama appunto la processione del catenaccio. Noi ora riprendiamo la via? Sì, e scendiamo, diciamo, verso la costa, ma non fino alla costa, e non sulla strada principale. No. Prendiamo infatti la strada D50 per andare a vedere la Valle dell'Ortolo. Allora, siamo lungo la D50 e ci siamo dovuti fermare perché, a parte per fare un paio di riprese, ma ci siamo resi conto che praticamente è pieno zeppo di farfalle. Sì. Non so se riusciamo a farvi capire quante ce ne sono, perché, diciamo, per noi basta tenere lo sguardo fisso e si muove tutta la foresta. E sono tutte farfalle. È fantastico, è veramente bellissimo, incredibile. Sembra di essere in una foresta fatata. Ed eccoci qua ragazzi, come avete visto, panorami e paesaggi stupendi. Abbiamo scelto questa sera di venire a dormire in mezzo a tutto questo, esattamente qui. Alla tenuta Perolongo. Esattamente nella loro tenuta dei vini, mi pare, esatto, si chiamasse. Esatto, questa appunto è una tenuta distaccata, qui ci sono le camere con piscina e noi adesso però andiamo a cena nella tenuta principale, nel ristorante. Sì. Dopo aver fatto il bagno però. Ok. E siamo pronti a mangiare con prodotti che vengono da questa tenuta, quindi chilometro 0,5. Buon appetito. E per oggi è tutto ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale di Corsica Vivere Adesso per non perdere neanche un video della nostra esperienza. Ci vediamo ovviamente domani con il terzo giorno. Buon appetito e buonanotte.